Euro Regione News. Sport Studio, vecchie glorie per i migliori contropesi. Con il contributo di Banca Terra e il patrocinio del Comune di Codroipo col sindaco Fabio Marchetti, il club Vecchie Glorie Calcio di Codroipo ha consegnato i premi relativi all'anno scolastico 2018-2019 per i migliori studenti sportivi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado. 31esimo anno del premio Sport Studio, non dico che abbiamo anticipato gli Stati Uniti d'America, ma quasi, perché noi di Codroipo, grazie all'intuizione di Pietro De Lorenzi, che oggi non c'è più ma noi ricordiamo con molto affetto, presidente del club Vecchie Glorie Codroipo, inventò questa bellissima iniziativa che appunto vuole premiare gli studenti che sono i migliori nello studio e nello sport, quindi il connubio del famoso detto latino mens sana in corpore sano, che si concretizza in questa iniziativa degna di lode e pregevole, anche perché sostenuta con le gambe, con gli sforzi economici solo del club Vecchie Glorie e delle istituzioni, in particolare Banca Ter, che ogni anno contribuisce in maniera consistente a premiare gli alunni e le alunne più meritevoli. Codroipo è una eccellenza per quanto riguarda gli sport. Avesse continuato a piovere ancora per un po' di giorni, probabilmente avremmo istituito anche la canoa, perché è uno dei pochi sport che ancora mancano qui a Codroipo, perché veramente siamo quasi al completo per quanto riguarda le discipline sportive. Un grazie quindi ancora al Club Vecchie Glorie Codroipo, perché in 31 anni di premio sono sempre stati in grado di migliorarlo continuamente, di aggiungere ogni anno un tassello nuovo e di essere sempre presenti come capostipiti di quell'associazionismo sportivo che ha fatto grande la città di Codroipo. Un in bocca al lupo anche a due realtà codroipesi che sono diventate tali grazie a un vivaio molto molto forte: Pallacanestro Codroipo e Calcio Codroipo, che si apprestano, si spera, a fare un salto di categoria. Comunque vada, sarà un successo, perché non avremmo mai sperato qualche anno fa a risultati così più che soddisfacenti da parte dello sport codroipese, che ovviamente riesce a raggiungere categorie degne della nostra città. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.